Ciao a tutti, oggi sono venuto insieme a Davide, siamo tornati a Mombello, il manicomio abbandonato che ormai conoscete benissimo, per fare la planimetria più o meno dei sotterranei che ho trovato l'ultima volta che sono venuto, quelli sotto il palazzo di Napoleone, il palazzo Pusterla Crivelli, e quindi via, andiamo. Oh yeah! Ed eccoci arrivati ai sotterranei sotto al palazzo Pusterla Crivelli. Qui però io tiro fuori un quaderno, carta e penna e disegno tutto bene in modo da mappare. Oh yeah! Siamo arrivati dove c'era il cancellone, quello che porta giù in basso, dove c'è quella specie di cisterna, e di fianco, sia a destra che a sinistra, ci sono queste stanze che avevo già visto l'altra volta che ci sono, ma non avevo visto che di qui c'è questa discesa e io devo scendere a vedere. Guarda caso, Davide ha una simpatica corda che verrà sfruttata. A me la corda, oh yeah! E ora, con l'aiuto di Davide che mi tiene la corda, io scenderò a farmi gli auguri, Auguri. che qui mi sa che ne ho bisogno, e giù. Questa è una cisterna. Eh sì. Solo che qui frana tutto. E io. Vabbè, non c'è niente, c'è solo questa cisterna qui. Faccio una foto e torno di sopra. Perché qui. Dai, provo ad andare ancora un pochino avanti. Niente, lì è anche finito così, proprio una cisterna e basta questa. Niente, dai, faccio una foto e torno sopra perché qui sono proprio dentro al cunicolo. Sei giù tanto, è pericoloso. Eh sì, e no, più che altro qui è tutto franoso, che è tutta sabbietta che frana e prima di finire giù, anzi, mi muovo con cautela, spengo la videocamera, faccio una foto e risalgo. Eccomi uscito fuori. E adesso, già che sono tutto bello imbragato, cerco di scendere di qua, vediamo se è possibile. C'è un bel salto. Io cerco di andare. Di lato ci sono. Almeno fin qua vedo cosa c'è, che l'altra volta non c'ero venuto. Eh sì, di qui. Sembra anche questa una cisterna, però di là sotto c'è un'apertura con una grata. E lì, attenzione, c'è una porta, quindi c'è un altro livello qui sotto. Però per scendere una corda non basta. Qui serve proprio una scala. Perché già arrivare da qui c'è la corda che mi tiene, ma lo stesso c'è il rischio di svolazzare di sotto. E lì c'è una porta che va avanti chissà dove, quindi sì. Ok,
Bisogna tornare qui con una scala, dai, faccio un paio di foto anche qua dentro e risalgo. Usciti da lì sotto, lasciamo il computer a registrare di là, sì, sta ancora andando, e andiamo di qua perché se qualcuno ha aperto, sempre grandi testate qua, se qualcuno ha aperto i sotterranei sotto il palazzo, magari sono aperti anche quelli sotto la chiesa. Qui però non c'è corrente. Adesso non si accende più qui in questo punto e l'altra volta anche qua si era acceso proprio in qua. Non so se ci fosse qualcosa di sopra, si sente questo ronzio, Non zio, sì. però se ci fosse qualcosa di sopra interferirebbe più o meno in tutta la stanza o comunque nel punto dove ha fatto attivare il rilevatore. Eccolo qua, sì. Allora qualcosa di sopra. Sì, proprio a questo punto. C'è qualcosa di sopra che interferisce. E tanto. Sì, no, va avanti. No, non è qualcosa di sopra, perché se... Che... Ora si accende e prima qua non si accendeva. C'è qualcuno qui con noi? Non so, prima non si accendeva così. Spento, il tuo è spento. Ancora si accende, pure qui non c'è corrente, anche se questi cavi sono nuovi, però questi cavi fanno niente. E quindi, comunque andando di qui, si dovrebbe arrivare sotto la chiesa, che era la cappella privata del palazzo. Non mi spiego quelle accensioni del rilevatore di campi elettromagnetici. Allora, qui c'è la scala che porta di sopra, però questo è sottoscala, quindi passa di qua. Ah, ma attenzione, è tutto murato. È stato murato. Ma qui ancora si è attivato il K2. Ma qui c'era una griglia, mi sembra. Non lo so, però qui sopra si va in chiesa, ma non si va più, è tutto murato. Sì, hanno messo i mattoni nuovi quelli. Di qui non ci dovrebbe essere più niente, solo corridoi così e basta. Corridoi lunghi. E questo? Non mi ricordavo queste parti. Ah, sì, è vero, si passa sotto a questa caldaia. Qui è chiuso e si va avanti per un po'. Fammi
fa una specie di S il corridoio, ma non c'è nient'altro. Vabbè, allora torniamo indietro. Dopo la delusione della chiesa, facciamo un giro di qua. Vediamo com'è la situazione, che anche di qua è tanto che non ci passo. Allora, di qua si va verso l'uscita da dove siamo venuti noi, di qua invece si va avanti per lunghissimi corridoi. E si dovrebbe andare sotto alle scuole, non la scuola che c'è nel palazzo, ma quelle costruite sempre in caserme che facevano parte del manicomio. Corridoi stralunghi. Con tutti sti quadri elettrici, ex quadri elettrici, tutti blocchi di ruggine ormai. Mi impressiona tanta ruggine che c'è sopra. Non me lo ricordavo così lungo. Siamo arrivati in fondo a questo corridoio, in cui si va o a destra o a sinistra. No, a destra è chiuso, a sinistra va avanti, ma una volta era chiuso, ma vedo che qua è stato aperto. Oh, e va avanti ancora. E dentro di qua non ci sono mai entrato passato. Io quasi quasi vedo di entrare. Yes! E ecco l'ingresso da questa parte del tunnel. Io sono un po' più sottile di Davide. Lui è un po' più incastroso, ma ci spassa. E di qua non c'ero proprio mai venuto. Ma qui? E qui è crollato tutto. Si vede che oltre la grata c'è dello spazio qualcosa. Deve essere qualcosa che hanno demolito, senz'altro. Eh sì. Qui hanno demolito per bene perché è tutto crollato. Peccato. Perché se guardi lì dietro alla grata si vede che c'è del bianco, del qualcosa. Il corridoio continua. Ma l'ingresso qui ci mettiamo a scavarlo tutto a mano. Sì. Come no? No. Vabbè, peccato. Paio di foto qua dentro e via. Eccoci ritornati al palazzo.
e quindi si torna giù. Curiosità, vediamo se qui si attiva di nuovo il K2 come prima. Il ronzio c'è sempre. Adesso non si attiva più però. E allora vedi che non è sto coso. Era qui. Non capisco. Di qua. Ah no, sono andato troppo avanti. Di qua. Perché la luce è così buia? Proprio buio. Classica testata. Computer è ancora qui e sta registrando. Yeah, allora lo smonto e possiamo andarcene. Bene, abbiamo visto la situazione come di sotto, ma non del tutto, bisognerà tornare con una scala come avete visto. Adesso devo andare a casa a esaminare tutte le registrazioni. E in più prossimamente ci sarà anche la mappa, perché ho mappato quella parte nuova, e quindi ci vediamo a casa. Intanto io e Davide vi salutiamo. Oh yeah! Sono tornato a casa, ho passato tutta notte a fare i disegni delle mappe. Non vi ho fatto vedere durante il video tutto il procedimento della mappatura, perché si tratta semplicemente di fare stanza per stanza il disegno. Ed eccolo qua, una cosa semplicissima. Però da questo io ho ricavato queste due mappe, una con i sotterranei in generale e l'altra con l'ingrandimento dei sotterranei sotto al palazzo Pusterla Crivelli. Le due mappe le trovate sul mio gruppo Urbex and Mystery, così potete scaricarle, stamparle e siete sicuri di non perdervi e di sapere sempre dove state andando. Per quanto riguarda le rilevazioni, dalle foto, dai video fatti a mano e da quelli anche infrarossi non risulta proprio niente, nulla di strano. Le foto le vedete su Facebook, il video l'avete appena visto e ecco le riprese infrarossi. Tutto il tempo di ripresa così, se avete sentito, si sente una goccia che sgocciola e in effetti c'era una goccia lì che gocciolava, quindi quella è da escludere, non è niente di strano. E in sottofondo si sentono i rumori delle macchine in lontananza, perché lì in quella stanza dove ho lasciato il computer c'era una finestra e quindi si sentivano i rumori dall'esterno. Inoltre devo dire che quel pozzo lì in quella stanza non è il pozzo dove si dice che venissero buttati dentro i pazienti defunti, ma probabilmente era una scala che scendeva al piano di sotto, ci doveva essere un'altra stanza collegata con quello scivolo che abbiamo visto dalle ultime stanze, quelle laterali per scendere giù alla cisterna. Comunque, tra foto, audio e video non ho trovato nessuna anomalia. La cosa strana, come avete visto, è stato il rilevatore di campi elettromagnetici che si attivava in punti... in punti strani, non capisco il motivo. Davide ha fatto la supposizione che potesse essere magari la guardia giurata che ogni tanto gira di sopra, che stava chiamando la centrale per dire sto lavorando, però non si dovrebbe sentire l'interferenza elettromagnetica due piani sottoterra addirittura. E soprattutto quello è un punto dove non passa la guardia giurata, perché la guardia giurata gira dentro in macchina e lì non ci passa.
Quindi mi sembra molto strana questa cosa. Sicuramente ci tornerò ancora perché devo trovare un modo per scendere sotto fino in fondo a quella ghiacciaia cisterna. Secondo me era una ghiacciaia perché essendoci davanti le grate, una cisterna no, non terrebbe l'acqua. Però, siccome lì c'è un bel dislivello da fare, devo per forza portarmi una scala, possibilmente leggera, molto leggera e lunga, molto lunga. Nel frattempo, voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Two Speed Music and Travis, iscrivetevi e attivate le notifiche così saprete sempre quando escono nuovi video. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex and Mystery, dove trovate, oltre alle mappe di Mombello, tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla pagina Two Speed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali. E io vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!